Buongiorno e bentornati oggi con questo nuovo video. Oggi vi faccio o facciamo una ricetta riguardante la cheesecake. Ho preso questa ricetta da internet perché non mi ricordavo più dove avessi messo le mie ricette della cheesecake e dopo tanto tempo la andremo a fare insieme. Ma prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciare un bel like se questo video ovviamente vi dovesse piacere e di seguirmi su Instagram a roberto.franchi94. Ora andiamo in cucina e vi faccio vedere ciò che serve per iniziare la base della cheesecake. Allora, ci serviranno degli olio saiva, del burro e una tortiera con disco da 20-22, in questo caso è da 24, perciò la base verrà un po' più bassa. Allora, iniziamo con andare a mettere la carta da forno sul fondo della nostra tortiera, in questo caso così. Andiamo a tagliarla. Dopo andremo a far bene a ricoprire il bordo, che ci sono delle fascette apposta di plastica per non far attaccare il composto alla teglia. Allora usiamo un po' di burro spray e tagliamo delle fascette noi, in questo caso così, e andiamo a applicarle così sulla tortiera, così quando andiamo a tirarla via non si attacca. Ok, così andrà benissimo. Se non viene perfetto, non preoccupatevi. Allora, questa ricetta ci vorranno un paio di giorni. Almeno che non ci mettiate tutto il giorno, in 4-5 ore la fate questa ricetta. Se no, vi prendete 2 giorni, dove all'inizio fate la base della cheesecake, dopo nel tardi fate il composto tra Philadelphia, panna e zucchero a velo, lo riempite, lo lasciate raffreddare bene e sopra gli facciamo un topping al cioccolato. Allora, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a pesare i nostri biscotti, li triteremo e insieme ci metteremo a fondere il burro. E andremo a tritarli nel nostro cutter, magari un po' alla volta. Ok, lo rendiamo tipo farina, anche se non vi viene finissimo, non preoccupatevi, tanto è la base della cheesecake, perciò. Ok, una volta finito con i biscotti ben tritati, andremo a pesare il burro, che dopo scioglieremo in microonde e andremo ad unire insieme ai biscotti per fare il fondo della nostra cheesecake. In questo caso pesiamo 140 grammi di burro. Sì, più o meno quasi tutte le ricette fanno quasi la metà dei biscotti di burro. Ok, anche se sono 5 grammi in più, non preoccupatevi, tanto non succede niente. Ok, prendiamo il nostro burro e lo mettiamo in microonde. Ok, il nostro burro è abbastanza sciolto, anche se resta dentro un po' qualche grumo, diciamo, di burro, non succede niente. Andiamo ad unirlo ai nostri biscotti e andiamo a mescolare. Passiamo dalla forchetta alle mani. Ok, andiamo a metterlo all'interno della nostra tortiera. E andiamo a schiacciare bene bene.
E se avete un batticarne di questo genere qua, con il fondo piatto e il manico così, riusciamo a schiacciare bene dalle parti e a livellarlo giusto, che non sia da una parte più alto e da una parte più basso. E vi risparmia un sacco di lavoro che farlo con le mani. Andiamo a pressare bene bene. Ok, adesso è bello pressato, come si può vedere è bello liscio, e andiamo a metterlo in freezer per circa un'oretta. Allora, adesso andiamo ad ammorbidire la nostra Philadelphia, che è tutta impaccata, e andremo a farlo con, se avete la planetaria usate la planetaria, se no usiamo le fruste. In questo caso uso le fruste. Ok, andiamo ad ammorbidire la nostra Philadelphia. Ok, ci lanciamo le nostre fruste, le andiamo a ripulire. Perfetto. E adesso andiamo a montare la nostra panna, che ho messo in freezer a raffreddare bene bene. Intanto gli do una mescolata alla Philadelphia. Perfetto. Che è, in questo caso, sono 500 grammi di Philadelphia. Adesso facciamo 250 grammi di panna fresca, che andiamo a mettere in questa piccola brocchetta. Ok, una volta pesato 250 grammi di panna, andiamo a farla montare. Ok, una volta che la nostra panna è bella montata, piano piano la andiamo ad unire alla Philadelphia. È il zucchero a velo. Ok, dopo un piccolo errore tattico di aver dimenticato lo zucchero a velo nella panna, io sono riuscito a mettercela dentro senza, come si può vedere, smontarla. E adesso, dopo un piccolo errore tattico, l'andiamo a mettere insieme alla Philadelphia. Piano piano, dall'alto verso, dal basso verso l'alto. Ok, adesso andiamo piano piano ad amalgamare il tutto. Piano piano, mi raccomando, perché sennò andate a smontare la panna, ma in teoria se c'è la Philadelphia dovrebbe tirare ancora. Ok, adesso acceleriamo un po' per distruggere dei grumetti di Philadelphia nell'incorporare la panna, e questo è il nostro risultato. Adesso prendiamo la nostra tortiera dal freezer col biscotto e il burro ben congelati e andiamo ad aggiungere il nostro composto all'interno della tortiera. Come si può vedere, il nostro fondo è bello congelato e andiamo ad aggiungere, come dicevo prima, il nostro composto. Ok, adesso, armandoci di pazienza, andiamo a spalmare la nostra, chiamiamola crema di formaggio, nella tortiera, su tutto il bordo, e tutto ben omogeneo. Se volete, nella crema potete metterci anche un po' di cola di pesce, che andrete ad aggiungere alla Philadelphia piano piano, stemperandola, e dopo potete iniziare lo stesso procedimento che abbiamo fatto adesso insieme. Ok, andiamo a batterlo un po' per far uscire l'aria che c'è all'interno del composto, e adesso la mettiamo in freezer e la facciamo raffreddare per qualche oretta. Ok, intanto possiamo andare a fare il nostro topping al cioccolato. Cosa serve? Serve il cioccolato fondente, che sono 150 grammi, e 180 grammi di panna fresca. Allora, andiamo a pesare la nostra panna, che porteremo ad ebollizione. Ok, portiamo la nostra panna a bollire e adesso andiamo a pesare 150 grammi di cioccolato fondente. Andiamo a spezzettarlo e appena la nostra panna inizierà a bollire andremo ad abbassare un po' il fuoco e a sciogliere dentro la nostra cioccolata. Quando la cioccolata sta iniziando a sciogliersi, andiamo a spegnere definitivamente il fuoco e andremo a mescolare fino a quando si è sciolto bene bene il cioccolato. Ok, adesso che sta iniziando a bollire andiamo ad aggiungere la nostra cioccolata e iniziamo a farla sciogliere. Abbassiamo il fuoco,
spegniamo e mescoliamo fino a quando il composto risulta liscio e omogeneo. Ok, adesso che si è sciolto lo facciamo raffreddare, man mano lo teniamo mescolato e una volta che è raffreddato la cioccolata e si è raffreddata bene la torta andremo a versargliela sopra. Adesso però sarà meglio che pulisca tutto questo eccesso che ho combinato, quindi ci vediamo dopo. Signori, come potete vedere sono appena tornato dall'allenamento, ma adesso vediamo la fase finale della torta, che dopo pranzo ho finito con metterci sopra il topping al cioccolato e adesso vi farò vedere come viene. E voilà! Adesso andiamo a togliere tutto ciò che circonda la torta e vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro o no. Togliamo la prima carta, togliamo la seconda e anche la terza. A vedere non sembra che abbia un brutto aspetto. Comunque vi lascerò qualche foto adesso mentre finisco di prepararla e metterla su un piatto. Adesso la mettiamo sul piatto senza distruggerla. Perfetto, e questa è la nostra cheesecake al cioccolato che ho preso da internet. Però adesso la assaggiamo insieme. Adesso andiamo a tagliarla bagnando il coltello. Allora, la consistenza mi sembra ottima. Bagniamo ancora. Ok, questo è come si vede e non sembra neanche malaccio a vederla così. Adesso andiamo a assaggiare. Beh, vi posso dire che non è male. Allora, secondo me non è male. E la crema con la Philadelphia è buonissima. Però secondo me si può stare un po' più scarsi di zucchero a velo, perché sembra un po' troppo dolce e stacca molto col contrasto con topping al cioccolato. Il topping al cioccolato è venuto benissimo. Che dire, spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Lasciatemi qua sotto un commento su quale ricetta, quale tra i primi, secondi, dessert che vi piacerebbe vedere. Seguitemi sui miei social. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!